Buonasera a tutti ragazzi, l'Italia ha vinto 6-5, l'ultimo gol a 10 secondi dalla fine. Con noi ci sono gli ospiti, l'assessore regionale Cosimo Latronico e il vicepresidente della divisione calcio a 5, Leonardo Todaro. Assessore, è stata una bellissima serata. Una bella sfida vincente, uno sport autentico, tanta gente che ha partecipato con grande interesse, tantissimi giovani, quindi è stata una festa dello sport. Ha meritato la squadra italiana, ha giocato bene anche la Cecoslovacchia. Policoro e la Basilicata portano bene alla nazionale italiana. Diciamo che Policoro, la Basilicata e il Metamondino si confermano anche come luoghi dove si possono fare, dopo il CONI, il trofeo CONI dell'altro giorno, anche questa manifestazione nazionale dimostra che abbiamo una impiantistica all'altezza di grandi sfide. Ora ci dobbiamo preparare per i giochi del Mediterraneo. Grazie assessore. Leonardo Todaro, vicepresidente della divisione calcio a 5, l'abbiamo detto, un'autorità del futsal nazionale. Dopo maggio, grande evento internazionale, questa gara eliminatoria. Ci saranno ancora altre occasioni azzurre per Policoro e il Palaercole? Speriamo tutti, il Palaercole porta bene, quindi spero di riportare la nazionale qui. Intanto a marzo sarà un grandissimo evento, tutte le coppe d'Italia, di tutte le categorie maschili saranno qui a Policoro, grazie alla Regione Basilicata, grazie al Presidente Bardi, all'assessore qui presente Latronico, che grazie a loro sarà possibile questo grande evento di marzo. Quindi tutte le finali di Coppa del Calcio a 5 nazionale si disputeranno a Policoro. È un'anteprima che diamo sulla mia pagina Facebook, Filippo Mele giornalista. Grazie a Leonardo Todaro, grazie all'assessore Latronico e io vi saluto carissimi follower, è stata una partita emozionante, la Repubblica Ceca ha venduto cara la pelle, ma l'Italia, il grande cuore dell'Italia ha dato a Policoro, al Metapontino, alla Basilicata questa grande vittoria. Arrivederci alla prossima.